Sto facendo delle chemie perché ho avuto l'asportazione del rene sinistro per un tumore nel 2010. Da premettere che ho perso due fratelli con, diciamo così, con lo stesso problema. E io prima stavo in polizia municipale e nel 1989 sono stato uno di quelli che ha sequestrato tre autotreni con rifiuti tossici che venivano da Pavia. Non si sa, perché io poi non sono stato mai chiamato dall'autorità giudiziaria, che fine hanno fatto queste persone che ci hanno distrutto, ci hanno distrutti. Noi non ce la facciamo più. Io, nonostante tutto, ormai sono 9 anni, diciamo che il Signore mi ha fatto ancora vivere e spero di vivere ancora un po'. Magari per fare questa battaglia. La battaglia la facciamo tutti i giorni comunque. Questa marcia nasce per volontà di un popolo. Siamo pieni di rabbia e anche di delusione. Rabbia perché c'è un popolo che soffre di una morte inutile dovuta all'uomo. E delusione perché per tanti anni, decenni, da quando ero giovanotto, questa amministrazione locale fa nulla. E anche quella attuale, ancora più grave, fa omissione di bene. E intanto i bambini muoiono. Tanto i bambini muoiono, la gente muore di tumore, davvero la situazione è grave. Lei qualche mese fa ha detto che noi davamo notizie tossiche, perché ha cambiato idea? Perché questa? No, io assolutamente non ho cambiato idea. Io penso che noi diamo notizie tossiche? No, io penso che non possiamo archiviare tutta la leggenda metropolitana, però dobbiamo, diciamo, allertare là la popolazione dove ci sono dei dati scientifici seri. Che avevamo da un pezzo, anche quando lei disse che noi davamo notizie tossiche. No, io non credo che sulla... Io, diciamo, ho detto in consiglio comunale che non bisogna allertare una comunità intera se non ci sono dei dati precisi. E se non c'è una connessione scientifica tra le cause. Quindi e l'effetto. Quindi ha cambiato idea, però, se è qui. No, io ho sempre detto che c'è un problema ambientale, ma lo dico da sempre. Però dire. Non riesco a capire allora se noi diamo notizie tossiche o no, perché se non ha cambiato idea in entrambi i casi. Ma lei quando usa il noi, chi intende? Attivisti. Io penso che c'è una parte, diciamo, che usa questo argomento per come strumento di visibilità, c'è una parte che invece utilizza le notizie, diciamo, coscienziosamente. Mi fa qualche nome di chi strumentalizza secondo lei? No, non faccio nomi perché non mi sembra, voglio dire, diciamo, il caso di acuire ancora di più un dibattito che sta in città con alcuni interlocutori. Noi stiamo denunciando da tanti e tantissimi anni su... Lei ricordo fin dai primi anni 80 addirittura facevate dei blocchi stradali? Sì. Io e ad altri abitanti della zona di San Vito, evidentemente le nostre amministrazioni che si sono susseguite una dopo l'altro miravano ad altre cose, non alla tutela del territorio e alla salute della popolazione. Il fatto che siamo qui, in questo comune di Ercolano, che non abbia fatto nulla davanti a delle accuse ben precise, semplicemente perché i politici hanno paura, sollevando questo problema, hanno paura,
direi una paura boia di perdere voti. Quando vedremo dei fatti? Guardate, io alle bonifiche ci credo molto, ci credo però quando c'è l'impegno a pioggia, diciamo, di tutte le istituzioni, quindi non solo del comune cittadino, ma della regione e dello Stato centrale. Non lo so, ci lavoriamo, la prossima assemblea tematica è proprio sull'ambiente, dopo il lavoro tratteremo l'ambiente. Il loro principale dovere a livello politico è quello della salute dei cittadini, dovrebbero muoversi immediatamente e direi che in generale c'è ancora poco sforzo per risolvere il problema dei rifiuti in Campania. Noi chiediamo la bonifica di tutte le discariche che sono qui a San Vito, la messa in sicurezza di queste discariche che sono alla mercé di tutti ancora oggi, chiediamo che venga pavimentata, illuminata e sorvegliata la strada. Abbiamo usato del nastro rosso e bianco per racchiudere tutti i cartelloni sui quali ci sono scritti gli elementi rinvenuti nel sottosuolo, così come hanno fatto in modo inutile le nostre amministrazioni mettendo in sicurezza alcune zone dove hanno sversato. Quindi insomma, come dire, una mettere in sicurezza mi sembra una parola grossa in esatto, questo caso. Assolutamente. Ci aspettiamo da stasera una presa di coscienza di tutto il popolo. Presa di coscienza, sensibilizzazione, ma anche coloro che non vogliono fare nulla, qualcuno che pensano che il problema sia lontano. Noi sappiamo da ormai almeno da 5-6 anni che c'è una regia. C'è una regia ed è là che non si vuole arrivare, perché evidentemente perché hanno bruciato, la domanda è questa, perché hanno bruciato queste discariche? C'era qualcosa da occultare, qualcosa che non si voleva far vedere? C'era da riattirare l'attenzione? Anche perché l'incendio è doloso. L'incendio è doloso, certo. Noi, vedi, quando ci dicono queste cose noi abbiamo la conferma, ciò che noi abbiamo sempre pensato, quindi abbiamo sempre saputo. Stiamo cercando di far comprendere e capire che tutte quelle che sono le problematiche che attanagliano la nostra regione, vedi l'inquinamento, vedi la terra dei fuochi, vedi le varie lotte contro le criminalità organizzate, non sono talmente distanti da noi. Se noi vogliamo proteggere il nostro territorio dobbiamo aprire gli occhi e fare in modo tale che tutto questo non succeda nelle nostre zone. E proteggere anche gli altri i territori. E soprattutto questo serve per proteggere gli altri. Certo, c'è sta anche l'immondizia delle case, c'è sta l'inciviltà dei cittadini, c'è sta una pigrizia, una negligenza da parte nostra, su questo non ci sono dubbi. Ma non è quella che uccide. Ma non è quella che uccide.